Ciò permette di dare ragione del curioso fenomeno per cui, nello stesso momento in cui nascono le facoltà di architettura, gli uomini, che fino allora erano stati incapaci di costruire e abitare le loro case, sembrano perdere questa facoltà e con questo anche la capacità di sentirsi veramente a casa. È quasi che l'architettura agisse come una di quelle che Ivan Illich, un autore che vi raccomando di leggere, chiama professioni disabilitanti. Professioni disabilitanti sono quelle che a un certo punto monopolizzano un'attività che prima era condivisa da tutti e monopolizzando questa capacità, nel caso dell'architettura, la capacità di costruire, espropriano gli individui della loro capacità di farlo. Soprattutto permette, diciamo, questa rottura, se è vero, questa rottura, questa ipotesi della rottura, il nesso tra abitazione e costruzione, e questa perdita della capacità degli uomini di costruire e di abitare, permette di spiegare un fenomeno su cui gli studenti di architettura credo non dovrebbero mai cessare di interrogarsi, e cioè che il campo di Auschwitz è stato progettato e realizzato, come credo sappiate, da un architetto che proveniva dal Bauhaus. Per una sfortunata, forse sfortunata circostanza, il progetto del campo, firmato insieme a un altro architetto, Walter de Jacob, ci è stato conservato. I due architetti furono processati a Vienna nel 1972 e assolti, credo anche giustamente. Ma la domanda che sorge a questo punto è: com'è possibile che degli architetti, della cui serietà non abbiamo nessun motivo di dubitare, abbiano potuto progettare un edificio in cui in nessun caso sarebbe stato possibile abitare, cioè sentirsi a casa? Perché questo hanno fatto questi architetti, hanno costruito un luogo in cui era impossibile abitare. È un po' questa la domanda che vorrei fare, e come si può costruire l'inabitabile? Però appunto, se le considerazioni che ho fin qui svolto sono corrette, la tesi che ne consegue è che appunto l'architettura si trova oggi nella situazione storica di dover costruire l'inabitabile. Ma poi l'architettura ha potuto costruire l'inabitabile? Però uno dei sintomi che mi sembra di questo è anche il fatto che architetti anche di grande fama sembrano preferire costruire, come ad esempio è avvenuto a Venezia, centri commerciali o aeroporti o altri spazi, forse perfino i musei possono rientrare in questa categoria, cioè comunque gli spazi in cui onestamente non si può dire che si può abitare. Qualche parola sull'ipotesi, sul modo in cui vorrei che fosse intesa questa ipotesi che ho appena formulato deve essere intesa, no? E non si tratta appunto di una diagnosi apocalittica con pretese di validità storica, nel senso appunto che a un certo momento non si sa per quale ragione di colpo gli uomini avrebbero perso il nesso tra costruzione e abitazione. Il fatto per esempio che, come sapete, Alberti in Filarete, nel passare gli uomini si sono posti per esempio il problema dell'architettura delle carceri, e vuol dire quindi che questo problema in qualche modo era stato già sentito, il problema di costruire l'inabitabile. Quindi non volevo fare una diagnosi storiografica, per me si trattava piuttosto di cercare di comprendere un paradigma, no? Per rendere comprensibile la situazione dell'architettura oggi, un po' così come avevo fatto tanti anni fa, quando ho scritto il primo volume di Homo Sacer, avevo scritto che il campo, non la città, è il paradigma moderno, la politica moderna, e questo aveva provocato scandalo. Io non volevo fare una tesi storiografica, volevo fare si trattava di un paradigma per comprendere la modernità. Naturalmente resta che anche un paradigma archeologico filosofico, come quello di cui vi parlo, ha delle implicazioni etiche, nel senso che se il problema dell'abitazione non può essere separato da quello della costruzione, allora affermazioni come quelle che si possono leggere in una storia dell'architettura carceraria,
secondo cui il carcere non ha ancora trovato il suo poeta, e forse sono in capo, nel senso che forse non lo deve e non può trovarlo. Dico questo perché accade oggi di sentire, per quel che concerne l'abitazione, dei discorsi quantomeno irresponsabili, mi sembra. Pochi giorni fa, un ex sindaco di Venezia, che ha insegnato per decenni in una facoltà di architettura, che dovrebbe essere un filosofo, ha dichiarato che credere che si possa oggi riportare gli abitanti invece dei turisti nelle loro città è un discorso di anime belle. È probabile che l'autore di questa affermazione cercasse semplicemente di coprire le proprie responsabilità nel degrado della città che aveva amministrato. Però per me è interessante che il concetto stesso di abitazione sia in questo modo considerato obsoleto. La domanda appunto che vorrei fare a questo punto allora è: che significa abitare? Il verbo latino abitare, da cui deriva il nostro termine, è un frequentativo di aveo, che come sapete significa avere. Noi usiamo il verbo avere, come anche il verbo essere, è come se il loro significato fosse scontato. Però non è così. Sempre di quel grande linguista che vi ho nominato, Emil Benveniste, possediamo un saggio, secondo me, prezioso, che mostra, che si chiama essere e avere nelle loro funzioni linguistiche, che mostra che non solo il significato di questi due verbi è molto problematico, ma che essi sono legati da una relazione complessa. Scopriamo così che il verbo avere, come il verbo essere, manca nella maggior parte delle lingue. Per esempio, in arabo, nelle lingue altaiche, il verbo avere è sostituito da un'espressione del tipo essere di, essere a. Ed è questo, appunto, è facile contrarre la conclusione, come fa Benveniste, che avere sia l'inverso di essere a, di essere di. Così per esempio in latino la formula antica è mi est pecunia, a me è il denaro, si rovescia in ego habeo pecunia, quello che era l'oggetto diventa soggetto. La conclusione di Benveniste è che tanto essere e avere sono verbi di stato, vicini ma differenti, perché l'essere definisce lo stato di colui che è e avere lo stato, la condizione di colui che ha. Ecco, però questa definizione sinceramente mi sembra forse tautologica, e credo che la relazione tra questi due verbi sia ancora più stretta di quanto suggerisce Benveniste. Prendo poi in esame gli esami che lui stesso fa. Da aveo deriva l'aggettivo habilis, che significa facile da avere o maneggiare, che si presta bene all'uso, e poi significa anche, come sapete, abile, capace di fare qualcosa. Deriva un termine importantissimo anche per la filosofia, habitus, il modo di essere, il contegno, la tenuta, ma anche la capacità, la disposizione, l'abito. E così in greco exis e nativo habitus sono proprio il modo per designare il modo in cui l'uomo possiede, per esempio, i suoi saperi. Per esempio l'architetto ha l'habitus dell'architettura. La parola abitudo, una parola interessante, che significa modo di comportarsi stabilmente, costituzione corporea, poi finalmente abitudine nel senso corrente. L'espressione bene habet, sta bene, o se bene avere, star bene. E infine questo nostro verbo intensivo su cui vorrei soffermarmi, abitare, che non significa soltanto stare abitualmente, dimorare, ma significa innanzitutto avere stabilmente o di solito, esercitare, possedere l'habitus o l'abitudine di qualcosa. Abitare con intensivo di habitus significa avere e esercitare l'habitus, spesso l'abitudine di qualcosa. C'è un'espressione molto interessante nel vocabolario monastico, secum abitare, abitare con sé, che non significa abitare, ma significa avere un certo abito di sé, un certo modo di essere o di vivere rispetto a sé, un certo uso di sé. Ecco, mi pare che come questi vocaboli suggeriscono, i significati di avere e di essere sembrano confondersi, quasi che avere significasse innanzitutto avere un certo modo di essere, essere disposto in un certo modo. L'abitazione
diventa in questo senso una categoria ontologica. Abitare, questa è una definizione provvisoria che viene proposta, significa creare, conservare e intensificare abiti e abitudini, cioè modi di essere e vivere. Quindi l'uomo è un essere abitante perché esiste appunto sul modo di questo avere intensivo, di questo abitare, cioè nel modo dell'abilità, dell'abito, dell'abitudine. No? L'uomo è un essere abitante perché è i suoi modi di essere, è questi modi di essere. Tutto ciò l'abitazione è così anche eticamente importante. E quindi una reciprocità è un continuo scambio fra essere e avere, e appunto questo scambio definisce anche l'etica, e per questo l'uomo ha bisogno non tanto di una tana, di un nido, ma di una casa, cioè di un luogo dove abitare, cioè costruire, conoscere, esercitare intensamente i suoi abiti. Ecco, quindi costruire, che è il primo oggetto dell'architettura, presuppone, ma costitutivamente ha a che fare con l'abitazione, con la facoltà di abitare. E allora la rottura del nesso fra costruzione e abitazione, no, che avevo proposto come condizione dell'architettura moderna, implica allora per l'architettura una crisi radicale, con la quale chi pratica quest'arte deve assolutamente misurarsi. Questo è un po' quello che volevo in certo senso chiedervi. Ecco, naturalmente va da sé che io non sono venuto qui a fornire delle indicazioni tecniche sul modo di affrontare questo problema, che voi dovreste sapere meglio di me. Cioè, in questo stato di emergenza, non voglio fare diagnosi per uscire da questo stato di emergenza in cui ogni architetto credo si trovi, appunto sta l'architetto provare a uscire da questo stato di emergenza. E qui voglio solo rischiare alcune riflessioni provvisorie su due elementi che hanno a che fare senz'altro con l'architettura in modo diverso. Il primo elemento riguarda la casa ed è la porta, e il secondo elemento riguarda la città ed è il mundus. Ecco, quanto al primo elemento, la porta, vorrei partire da un esempio che credo vi sia familiare. Nel progetto per l'ingresso dello UAV, che gli era stato affidato negli anni 60 dal Consiglio dell'Università di Venezia, e per il quale gli era stato richiesto di utilizzare una porta in pietra d'Istria che era stata trovata negli scavi, Carlo Scarpa decise di adagiare la porta al suolo, invece di metterla in dritta, e di immergerla nell'acqua. E così, se qualcuno di voi è mai stato entrato nella facoltà di architettura di Venezia, può vedere, non senza stupore, questa porta collocata al suolo. Ecco, credo che la collocazione orizzontale di una struttura per eccellenza verticale come la porta può non essere stata meditata. Il termine porta ha due significati diversi che nell'uso tendiamo spesso a confondere. Esso sia da una parte un'apertura, un abito, no? E dall'altra il serramento che la chiude e apre. Nel primo senso la porta è essenzialmente un passaggio, una soglia. Il secondo è piuttosto la struttura che chiude e separa, impedisce, permette o proibisce l'accesso. La porta adito è uno spazio vuoto, no? Delimitato ai due lati da una parete. La porta serramento è un oggetto costruito di materiali più vari che ha, come sapete, lo scopo di chiuderlo. È curioso che queste due nozioni sono confuse in uno stesso vocabolo, e sono confuse a tal punto che Zimmel ha potuto definire la porta rispetto al ponte proprio attraverso la possibilità di essere chiusa. Vi leggo la sua definizione. Mentre il ponte, nella correlazione di separatezza e unione, mette l'accento su quest'ultima e supera la distanza, che rende visibile e misurabile, la porta mostra nel modo più deciso come l'unione e la separazione non sono delle uniche facce di un unico atto, proprio perché può essere tanto aperta che chiusa, e appunto risponde a questa separatezza. Vedete che qui lui intende la porta nel senso del serramento.
mi pare che si invece due nozioni del rapporto non solo sono distinte, ma sono addirittura due, rappresentano due funzioni in un certo senso opposte. Nella porta adito l'essenziale appunto è il varcare una soglia, nella porta serramento la possibilità di chiuderla o aprire il passaggio. Quindi la porta serramento, potremmo dire, non è che un dispositivo inventato per controllare la porta adito, la porta soglia, per limitare l'incondizionata apertura che si rappresenta. Di qui la schiera dei guardiani delle porte, angeli, portieri, chiavistelli, codice digitale, eccetera. Ecco, però, proprio se percepiamo questa differenza, mi sembra allora che possiamo definire la porta e la sua essenziale funzione architettonica come quella di un limite fra il costruire e l'abitare, nel senso che cercherò di definire. Il latino conosce quattro termini per porta. Il primo, foris, porta, per porta, ostium e llama. La porta, detta pero, evoca l'idea di un passaggio. Ostium, da cui deriva l'italiano uscio, indica semplicemente un'apertura che può essere chiusa. Ianua, connessa come sapete con Janus, il dio di fronte, designa il fatto che la soglia è rivolta in due direzioni. E qui invece vorrei soffermarmi sul primo termine, foris, che è l'unico che non è stato conservato nelle lingue, nelle nostre lingue romanze, se non nella forma verbiale fuori, foris, cioè foris che è il termine della porta, per noi è sopravvissuto solo come un avverbio che indica il fuori. Ecco, foris quindi, in latino, non significava la porta come oggetto materiale, ma l'ingresso nella domus, intesa non come edificio, ma come la sede della famiglia. Per questo l'avverbio foris si oppone in latino a domi e significa ciò che è fuori della domus, della sfera familiare. Quindi foris non è solo chi si trova fuori dell'edes, dell'edificio, ma chi è fuori della struttura della famiglia, della domus. Quindi il forestiero, l'estraneo. Ed è curioso, quindi, che nelle nostre lingue l'idea della foraneità, dell'estraneità, è espressa con una parola che significava originariamente alla porta. Ciò che sta alla porta, fuori. Ecco, allora penso che potrei azzardare una definizione che mi sembra importante, e che la porta segna allora il limite tra quei due elementi costitutivi dell'architettura di cui abbiamo parlato, la costruzione e l'abitazione. Essa cioè un elemento architettonico, anche fisico, anche una edes, però che funge da soglia, no, rispetto all'ingresso dell'altro elemento, che è l'abitazione. Quindi la porta è in questo senso, nel senso che qui vi definisco, una soglia tra l'abitare e il costruire. Ecco, in questa prospettiva che vorrei tornare adesso alla porta adagiata di scarpa. Ovviamente la porta adagiata di scarpa non può essere una porta serramento, né un ostium, né una soglia, né, no? In nessun caso, non è un adito perché non può essere marcata. Ostium perché non è un serramento, perché non può essere chiusa, e invece curiosamente, essendo adagiata al suolo, un luogo in cui si può entrare, dimorare, no? Non varcare, in nessun modo varcarlo, ma in qualche modo abitarlo. Cioè l'adito, cioè ad ingresso, è diventato invece un ambito, ambi, no? Muoversi, circolare. Ecco, allora la proposta che volevo trarre, diciamo l'idea che volevo trarre da questa porta adagiata è che si tratta allora di situare l'abitazione in quel luogo per eccellenza problematico che è diventato nel nostro tempo la relazione fra costruire e abitare. Fare dello stesso a priori storico del nostro tempo, cioè dell'impossibilità di mantenere uniti, costruire e abitare, il luogo stesso dell'invenzione architettonica, no? Così come nella porta di scarpa si deve per forza stare. In altre parole, quello che suggerirei è che l'impossibilità di tenere il nesso tra costruire e abitare, invece di essere il rimosso, come mi sembra, dell'architettura del nostro tempo, diventi invece il luogo in cui gli architetti possono ritrovare la consapevolezza
del loro abito, del loro ethos. Il secondo elemento architettonico su cui volevo riflettere con voi è il mundus. Non so se questo termine vi è familiare, forse vi dovrebbe essere familiare attraverso il bel libro, il grande storico dell'architettura che è Joseph Littwert, sulla fondazione delle città antiche, di cui si occupa molto il mundus. Cos'era il mundus? Il mundus era una struttura circolare che Romolo, al momento della fondazione della città, aveva fatto scavare e nella quale ciascuno dei suoi compagni getta una manciata della sua terra natale. Questo mundus aveva anche la funzione di mettere in comunicazione non soltanto quindi il passato, il luogo da cui venivano, e il presente, ma anche la sfera dei morti e la sfera dei vivi. L'idea era che nei tre giorni in cui mundus patit, questa apertura che era chiusa anche lì da una porta a serramento che si chiamava lapis manalis dei mani, quando si apriva questa apertura, come dire, i mani, i morti, il passato che rompevano nella città, tutte le attività pubbliche importanti, in particolare le attività di guerra, dovevano essere sospese, mundus patit. E c'era questa comunicazione fortissima tra passato e presente, tra il mondo dei morti e il mondo dei vivi. Questo del mundus, che appunto gli archeologi conoscono, ma che non è tanto familiare, è importantissima perché non so se sapete che i linguisti hanno avuto sempre molte difficoltà a capire l'etimologia e il significato del termine mondo, mundus in latino. Che sembra di vedere, ma non si sa come perché, a cosmos greco, no? Che ha significati contrastanti. Se invece si pensa che il vero significato originario del termine mundus non era l'insieme di tutti gli enti, ma questa cavità circolare che serviva tre volte l'anno, in cui tra l'altro veniva calato un giovane per trarre gli auspici del passato e futuro. Se si pensa allora che mondo, noi dobbiamo, quando sentiamo la parola mondo, invece di pensare alla totalità degli enti, dobbiamo immaginare questa dimensione verticale, no? Che mette in comunicazione passato e presente. Ed è importante che la città, che Roma fosse fondata su un mundus, no? Perché proprio gli uomini quindi dimorano in questa apertura che unisce non solo il celeste e il sotterraneo, ma anche il passato e il presente, i morti e i vivi. È una relazione quindi verticale e archeologica. E mi pare che le cose cambino se restituiamo al termine mundus anche questa dimensione, questo significato. Heidegger ha definito, forse sapete, l'essere dell'uomo con la formula in der Welt sein, essere nel mondo. Ma se il mondo non è la totalità degli enti, o come in Heidegger, ciò verso cui l'uomo trascende tutti gli enti, ma se il mondo è innanzitutto questa caverna sotterranea che dobbiamo tenere aperta tre volte l'anno per comunicare con il nostro passato, no? Questo cambia molto. Se il luogo originario dell'uomo non è il mondo nel primo senso, ma il mundus, cioè qualcosa di altus ac fundus, come dicevano i romani, che implica una relazione con i morti, con la memoria, soprattutto il passato. E vedete qui la memoria che è in questione, non è la memoria di un soggetto, il ricordo di un soggetto, no? Ma è una specie di memoria oggettiva, strutturale, no? È la struttura stessa appunto dell'essere al mondo dell'uomo e della città in cui abita. E quindi il mundus è innanzitutto una realtà insieme architettonica, perché è una fossa che è stata scavata, e politica, insieme una costruzione e un'abitazione, perché è su di esso e intorno ad esso che la città è stata fondata. E che abbia la forma di un altissimo sputus, come chiamano le fonti, che può essere aperto solo tre volte l'anno, mostra quanto sia arduo e importante per gli uomini
tenere questo luogo in cui le due dimensioni, i due visti si congiuntano, no? Mantenere l'incrocio di speranza e memoria, di ciò che è vivo e ciò che è morto, della speranza di cui si nutre la memoria e della memoria che vive della speranza. Ecco, perché vi ho fatto queste considerazioni sul mundus? Si può pensare che rimettendo al centro della città questa idea del mundus, vi stia proponendo di orientare l'architettura verso il passato, cioè un compito apparentemente impossibile perché non si può costruire il passato. Ma è sicuro che non si possa costruire il passato? Uno degli scrittori italiani del Novecento più intelligenti, Ennio Flaiano, ha detto una volta: io faccio progetti solo per il passato. Come sempre le battute di Flaiano vanno prese sul serio, e io, per quanto mi concerne, l'ho presa assolutamente sul serio. Ecco, se dovessi definire tutte le ricerche che ho fatto, questi 9 volumi che hanno costituito l'Homo Sacer, direi solo dei progetti per il passato. Ho fatto una serie di progetti per il passato e del passato. E perché è importante? Non solo perché, come ho detto prima, l'archeologia, il fatto che il passato, adesso la vita c'è solo il presente, eccetera, ma anche perché noi siamo in debito col passato, perché ogni passato contiene un'occasione mancata. E come diceva Benjamin, se non siamo in grado di afferrare questa occasione mancata, saremo sconfitti nella nostra lotta per il presente. Se non siamo in grado di cogliere l'occasione mancata del passato, saremo sconfitti oggi e presente, non dalle forze che ci opprimono. E Benjamin, come sapete, pensava che ogni gesto veramente rivoluzionario non è rivolto al futuro, ma è rivolto innanzitutto al passato. Perché? Non al passato, ma perché è dal passato che proviene la possibilità. Cioè la possibilità noi non possiamo certo trovarla nel futuro. Il presente per definizione ci sfugge, la possibilità possiamo trovarla nel passato, appunto attraverso un progetto nel passato che ci faccia cogliere l'occasione mancata, l'occasione che è stata mancata. Ecco, quindi allora se l'architettura non è soltanto arte della costruzione ma anche arte dell'abitazione, allora c'è un senso che possiamo dire di fare progetti per il passato. Credo anzi che in un certo senso non facciamo altro. Una delle non tante frasi intelligenti dette da Hemingway, e quindi questa mi piace uno scherzo che mi pare molto serio, è: non ci sono scrittori viventi. Anche questo, se lo capite, è la sua verità, no? È chiaro che uno scrittore serio non si rivolge al suo tempo. Un tempo si diceva che si rivolgeva ai posteri, e oggi credo che questo non abbia senso perché non è chiaro se ci saranno i posteri. Quindi mi sembra che uno scrittore serio non si può che collocare, come suggerisce Hemingway, fra i morti, ma non essere uno scrittore vivente. E sinceramente, ancora una volta, se dovessi pensarlo, almeno è così che io lo faccio, no? Io lo scrivo per i posteri, non per i miei contemporanei, scrive in un certo senso per il passato. L'archeologia di cui parlavo è letteralmente appunto un progetto nel passato. Ecco, non spiega questo per un architetto che deve costruire cimiteri, volevo dire questo. Anzi, se il nesso tra abitare e costruire si è spezzato, o quantomeno è diventato problematico, se ogni architetto pertanto deve innanzitutto in qualche modo cercare di ricomporre questa frattura, no? Almeno di fare un'esperienza, non rimuoverla, allora fare progetti per il passato ha un senso molto concreto. Significa cercare nel passato dei loci, dei luoghi per il possibile, per rendere nuovamente possibile quella congiunzione di costruire e abitare che soltanto legittima l'architettura. E significa in ogni caso il contrario che rinunciare, come suggerito dalla persona che ho citato, all'idea stessa di una possibile abitazione degli uomini sulla terra, per abbandonare al turismo la propria città,
e l'architettura all'edificazione di spazi inabitabili. Grazie.